Inge. Asciugati, Richard. Sì. Scusami. Vado a prendere un asciugamano. Mi dispiace di averti svegliata. Non dormivo ancora. Non dormivi? Non ce la faccio. Che significa? Perché non ce la fai? Ti interessa saperlo? Sì. Mi interessa saperlo. Dimmi prima perché ti trovi in quello stato. Perché fa troppo caldo qui dentro. C'è il riscaldamento? Il termosifone è spento. Allora hai chiuso la finestra. La finestra è aperta, come sempre. Allora vuol dire che ho la febbre. Non hai la febbre. Sei preoccupato. Ma che dici? Neanche per idea. Viviamo insieme da 20 anni ormai e l'ho sempre capito quando non eri tranquillo. Ah sì? Per esempio? Te lo dico perché sei tu che me lo domandi. Tutte le volte che mi hai tradita. Tradita? Cosa ti salta in testa? Eri agitatissimo, come adesso. Contro la tua emozione, Richard. Non hai mai saputo difenderti. Non sei mai riuscito a nasconderla. Ma che discorsi stai facendo? Parliamone, visto che abbiamo cominciato, diciamoci tutto. Tu hai sempre avuto un grosso problema, Richard. Le donne. Ma sei impazzita? Parlo di qualcosa che so da molti anni. Tu reagisci alle donne come... un uomo non completamente normale. Non normale? Ma che dici? Una cosa che mi colpì fu che, quando, maturando a vista d'occhio, Annelise diventava donna, il primo ad accorgersi della cosa fosti tu. Eri affascinato. Guarda che seno mi dicevi. Presto avrà un fisico da schianto. Non puoi rispondermi niente, vero? Ricominci a sudare come prima. Dove vai adesso? A dormire sul divano. Inge! Non posso dormire accanto a te, Richard. Tu resti qui. Non esci dalla mia camera. Te lo proibisco! Perché fanno così? Che prove hanno? Sono venuto per mostrarle una lettera che il suo defunto socio aveva scritto al suo avvocato. Sì, sì. Ah, la conosce per caso? No, non l'avevo letta, ma ne conosco il contenuto. Per quale ragione Kettwig voleva liquidarla? È una domanda che mi ero già posto. E la risposta l'ho avuta solo ora. Mio figlio aveva una relazione con sua moglie, come lui stesso le ha detto. E questa per me è l'unica ragione plausibile per ne cui... è convinto. L'ho chiesto a Kettwig personalmente, ma non ho ottenuto alcuna risposta in proposito. Anzi, per l'esattezza, mi ha risposto «non voglio più vedervi». Senza addurre alcun motivo? Niente. Ma fermo nella decisione? Così sembra. Già. In ogni caso, la morte di Kettwig ha risolto il problema per sempre. Cosa vuol dire con questo? Che un omicidio ha quasi sempre un buon motivo. E crede di averlo trovato. La sua morte mi toglie da una situazione piuttosto scomoda, è vero. Ma lei pensa proprio che quella situazione potesse valere per me un delitto? Allora, vediamo un po' quanto sarebbe scomoda quella sua situazione. Esaminiamone i dettagli. Torni al riparo, lei! Hanno sparato più o meno da questa zona. Io chiamo la scientifica, tu resta qua fuori. Che cosa è successo? Non lo so, qualcuno mi ha sparato addosso dall'esterno. Posso usare il suo telefono? Prego. Grazie.
Sono Derrick. Schroeder è in ufficio? E tu dove stavi? Lì, proprio lì davanti. Vieni, vieni via. Sembra una scena da Far West. Già, ne ha tutta l'aria. Ora la situazione cambia totalmente. Sì, può darsi. Come può darsi? Al primo omicidio fa seguito un mal riuscito tentativo di uccidere mio marito. Sì, e con questo? Bisogna vedere il problema da un punto di vista completamente diverso. Quello che abbiamo pensato finora non ha più alcun valore. Dobbiamo cercare in tutt'altra direzione. Qualcuno sta tentando forse di colpire la ditta, non uno o l'altro individuo. Sì, anche questa è una teoria. Dov'era lei quando sono arrivati gli spari? In cucina. Dov'è? Potrei vederla? Prego. Preparavo per la cena. Dov'è suo figlio? Vedo che ha apparecchiato anche per lui. Infatti lo stiamo aspettando. Come vede, la tendina era chiusa. Non ho visto nulla. Lei dimostra un acume veramente notevole. Le sembra? Per la rapidità con cui giunge a delle conclusioni del tutto impreviste. Un po' di logica. Su questo non c'è dubbio. È proprio il suo senso logico che mi sorprende. Una qualità negativa dal suo punto di vista, vero? Gli uomini preferiscono non trovarla in una donna. Molte grazie. Prego. Si accomodi. Buongiorno. Come si chiama? Fuchs. Fuchs? Buongiorno, professore. Buongiorno, Maria. Cos'è successo? Martini è stato ucciso nel tentativo di evitare un furto. Martini? Il nostro guardiano? Sì. E che cosa è stato rubato? Hanno preso la nostra relazione. Ieri io ci avevo lavorato e l'avevo chiusa nel cassetto. Avevo lasciato sulla scrivania un biglietto dove gli chiedevo di chiudere la cassaporta. No, l'ho visto io il biglietto. Vuol dire che lei è ripassata di qui? Sì, verso le 7, mi pare. Sono tornata a prendere del lavoro da portare a casa, così ho visto il biglietto e ho messo la relazione in cassaforte. Che cosa? Che cosa ha fatto? Ho chiuso la nostra relazione in cassaforte. Non l'hanno rubata. Grazie. Eccola. È qui. È questa. Sarebbe sbagliato dire che come scherzo è stato bello. Sì, sarebbe sbagliato. C'è stato morto, è vero. Mi scusi. Allora è tutto in ordine, professore? Sì, esatto, è tutto in ordine. Un momento, non è tutto in ordine. Lei ha ritrovato il suo rapporto, ma noi non abbiamo ancora l'assassino. E vorremmo scoprire chi ha commissionato il furto. I concorrenti sono molti. Di Berlino glielo ha detto? Berlino? Ma non si ricorda? Eppure gliel'ho raccontato. Quando siamo stati a Berlino 2 mesi fa, mi si è avvicinato un tale, si chiamava Jurek. Mi ha detto che era un suo vecchio collega di università e si lamentava che lei non voleva ascoltarlo. Mi ha fatto una proposta molto strana e apertamente, ma gliel'avevo già raccontato. Sì, sì, l'incontro con Jurek, ha ragione. Questo amico del professore ha fatto a lei una proposta? Sì, è così. Non era proprio un amico, abbiamo studiato insieme e tutto qui. Ma ora purtroppo si è messo su una brutta strada. Io l'ho capito subito. Non mi ha fatto una bella impressione. Conosceva nei dettagli quello che stavamo studiando. Sapeva che stavamo lavorando sul Silatran e che eravamo molto avanti con le ricerche. Mi disse che conosceva della gente che avrebbe pagato molti soldi per entrare in possesso del risultato. Sì, avevo dimenticato l'episodio, ma adesso lo ricordo bene. Jurek le ha offerto del denaro? Naturalmente non l'ho preso sul serio, ma per curiosità gli ho domandato quanto avrebbero offerto. Avrebbe pagato lui direttamente o qualcun altro? Le ha fatto capire chi c'era dietro? Era proprio quello che volevo sapere da lui, ma non me ne ha voluto parlare. Jurek è un biochimico di valore. Dopo che ha perso la moglie ha cominciato a bere molto. Sa dove abita? Lei dove l'ha incontrato? In albergo, nella hall. Mi aveva anche dato il suo numero di telefono, ma io l'ho buttato via.